Grave incidente nella tarda mattinata lungo la strada provinciale 73 tra Olmo ed Arezzo. Uno schianto tra un'auto ed un camion, coinvolti nell'incidente moglie e marito. I due coniugi residenti a Codignoro in provincia di Ferrara, che si trovavano all'interno dell'auto, una berlina Mercedes nera, sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono accorsi sanitari del 118 con due ambulanze, un'auto medica, lo scooter, i vigili del fuoco e la polizia locale. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ne sono arrivati sul posto due, uno da Firenze e uno da Grosseto. Ancora al vaglio degli agenti della polizia locale aretina la dinamica del violento impatto. All'origine del sinistro, stando ad una prima ricostruzione, potrebbe esserci una manovra azzardata. Il marito di 68 anni è stato trasportato a bordo di Pegaso al policlinico Le Scotte di Siena per un politrauma. La donna di 64 anni è stata trasferita sempre in elicottero invece al CTO di Careggi, ha riportato un grave trauma cranico, entrambi sono in codice rosso. E sempre questa mattina lungo le strade cittadine di Arezzo si sono verificati anche altri due incidenti stradali. Attorno alle 9 due sinistri in contemporanea, uno in via Galvani e un altro sul raccordo autostradale Arezzo-Battifolle. In entrambi i casi sono rimasti feriti due centauri.